Il video è offerto da Sicuramente la difesa è stato il problema principale della partita di domenica contro Cantù. Sapevamo che la squadra canturina è una squadra alla quale piace giocare molto in transizione, è una squadra che corre molto e che fa molti punti facili. Noi non abbiamo avuto quella difesa molto aggressiva fin dal primo minuto che ci sarebbe aspettati per proprio bloccare queste transizioni offensive. Direi che la difesa è stato il problema maggiore perché abbiamo segnato circa 80 punti in attacco. E molto spesso 80 punti sono abbastanza per vincere in molte partite. In questo caso non sono bastati, quindi sicuramente la nostra difesa è quella che ci ha causato più problemi. La cosa positiva che possiamo prendere da questa partita, la cosa che ci rimane, è stato il nostro atteggiamento, perché credo che il nostro atteggiamento è stato molto positivo. Non ci siamo mai arresi, abbiamo continuato a combattere su ogni pallone e questa è veramente la nota positiva che ci dobbiamo portare dalla partita. Sinceramente credo che questo calo delle ultime partite non sia dovuto a una stanchezza fisica. Personalmente penso di aver giocato in maniera terribile domenica, però non per stanchezza fisica. Credo che ancora mentalmente ci siano dei problemi a livello anche di squadra, cioè dovremmo rimanere più uniti, cosa che facciamo, però molto spesso la cosa che ci penalizza è quella di rimanere molto spesso a vedere, a guardare che cosa succederà, invece di essere i primi a sferrare il primo colpo, diciamo. Quindi molto spesso non giochiamo con quell'aggressività che ci dovrebbe caratterizzare. Dobbiamo essere più forti e più forti mentalmente, quindi credo che quando le cose cominciano ad andare male, molto spesso l'intera squadra ne risente, quindi credo che sia una questione di crescere mentalmente come squadra. Certamente una domanda difficile. Parlare di mentalità quando si parla di basket è sempre un argomento complesso. Sicuramente io come capitano, il coach e lo staff in primis ci spinge sempre a fare il massimo, ci stanno veramente portando al nostro meglio di settimana in settimana. I giocatori vogliono migliorare, vogliono riuscire a dare il massimo. Direi che la nostra squadra per la maggior parte è una squadra giovane, quindi c'è da aspettarsi un po' di momenti positivi, momenti negativi, però tutti i giocatori hanno l'intenzione di dare il massimo e di fare in modo che questa stagione si concluda veramente con molti aspetti positivi e, si spera, pochi aspetti negativi. Credo che non ci sia la possibilità di strafare o l'atteggiamento di voler far troppo. Credo che questo atteggiamento di voler fare tanto sia una motivazione più che un freno. Non posso parlare a nome di tutta la squadra, pur essendo capitano, ma per quanto riguarda me personalmente, la sconfitta di Reggio Emilia è stata la peggiore della mia intera carriera da giocatore professionista, quindi certamente c'è tanto da dimostrare. C'è da dire che la squadra che abbiamo adesso non è certamente la squadra che è andata qualche mese fa a Reggio. Sappiamo di essere una squadra migliore di quella che è andata a Reggio Emilia e sappiamo che qui in casa possiamo davvero giocarcela, quindi se continuiamo la striscia positiva che sentiamo di avere qui tra le mura amiche, credo che potremmo fare una buona partita. Come giocatore non mi piace guardarmi indietro, ma guardare solo avanti, quindi sono convinto che se giocheremo come sappiamo fare e vinceremo le partite che dobbiamo vincere, non ci sarà da preoccuparsi di chi è dietro di noi. Dobbiamo pensare a noi stessi, a una partita per volta, e cercare di vincere più partite possibili. Non so quale sarà la quota salvezza quest'anno, però sono convinto che se noi faremo del nostro meglio e giocheremo come sappiamo, non dovremmo preoccuparcene. Secondo me non dobbiamo concentrarci troppo su quello che potrà essere, su cosa possiamo fare, che cosa sarebbe successo se, perché altrimenti perdiamo la concentrazione di partita in partita. La cosa importante è avere la giusta mentalità, appunto, di cui parlavo anche prima. Noi siamo dei giocatori di basket, io sono anche un sognatore, sono una persona che crede sempre che sia possibile far tutto con l'impegno. Fosse per me, direi che andremo lì e vinceremo tutte e 9 le partite e potremo arrivare ai playoff, perché questa deve essere la mentalità. Poi dobbiamo preparare una partita alla volta e cercare di giocare in modo più aggressivo. Questo è quello che dobbiamo fare e affrontare appunto di settimana in settimana la squadra che ci sarà. Il video è offerto da